vivere insieme per un anno in un appartamento in una canonica della diocesi di Vicenza per fare un'esperienza di condivisione, servizio e formazione. Si tratta di In Cantiere, un anno tra l'altro. La proposta ai giovani fatta dalla diocesi di Vicenza con la pastorale giovanile, la Caritas diocesana e l'operazione Mato Grosso. Si chiama In Cantiere perché si tratta proprio di lavorare su di sé, di aprire un cantiere, di mettersi in movimento, in ricerca, in scoperta. E si chiama un anno tra l'altro perché l'idea è proprio quella di offrire più che uno spazio come questa canonica o altri centri giovanili che la diocesi ha a disposizione, un tempo, offrire un tempo in cui personalmente ci si mette in cammino, ci si mette in relazione e non solo con chi abita insieme e vive e condivide lo stesso progetto, ma anche con le persone che si incontrano durante il servizio. Io ho scelto di partecipare a questa esperienza di In Cantiere perché mi è stato consigliato e poi ho letto il volantino che parlava di questa proposta e tutte queste domande provocatorie, la mia risposta era sempre sì, in particolare per mettermi in gioco per il mio futuro, perché ero in un periodo in cui anche data l'età, così 26 anni, pensavo di poter uscire di casa magari per avere un po' di autonomia, per crescere un po' personalmente, però non volevo un'esperienza del tipo uno studente fuori sede, quindi con persone con cui si è costretti a vivere, ma cercavo delle persone con cui condividere un progetto, magari che avessero i miei stessi ideali o che fossero disposte anche loro a mettersi in gioco per vivere questa esperienza assieme di volontariato, che comunque facevo già, però ci tenevo anche ad aumentare queste ore di volontariato, perché anche come servizio mi interessava l'ambito, e poi soprattutto per cercare di riscoprire me stessa in un ambiente che fosse una casa, però scoprire dei nuovi lati magari miei. A metà di questa esperienza posso dire che In Cantiere mi ha dato e mi sta dando la possibilità di mettermi in gioco, di conoscermi insieme agli altri, perché nella vita con gli altri, in uno spazio dove siamo tutti pari, possiamo non scappare dalle difficoltà, ma anche gioire dalle gioie della vita quotidiana, dal nostro stare insieme. E una volta a settimana abbiamo l'incontro con i responsabili della casa, ma i protagonisti siamo sempre noi, possiamo inventarci e dare il clima alle nostre giornate, decidere che cosa fare ed essere creativi. È un'esperienza molto bella che permette di trovare il proprio spazio in mezzo agli altri e di essere protagonisti. Una delle cose che mi ha attratto di più di questo progetto è stata la possibilità di svolgere un servizio di volontariato. E in questo servizio io, per esempio, faccio servizio di volontariato al Lembo del Mantello, che è una casa dove vivono delle persone che scontano una pena alternativa al carcere. E questo il servizio che faccio mi ha dato molto e mi ha dato la possibilità di perdere tutti i pregiudizi verso queste persone. Andare a fare volontariato, pensavo di dare qualcosa io a loro, invece loro hanno dato molto di più a me. Inoltre in questo progetto ho delle persone che mi possono accompagnare e guidare in questa esperienza di volontariato. Se non avessi fatto questa esperienza probabilmente non avrei vissuto appieno la mia vita, perché mi ha dato la possibilità di forse accelerare in modo anche veloce la mia vita, di mettermi davanti a delle scelte, a degli opt-out, e forse non le avrei scelte fino in fondo, l'università, le amicizie, i rapporti in generale, e quindi mi ha dato la possibilità di sperimentarmi innanzitutto, di vedere fino a dove posso arrivare, chi sono e quindi anche dove posso andare, dove posso essere felice. Per chi fosse interessato,
l'esperienza in cantiere riprende ogni settembre con degli incontri informativi, con dei colloqui personali con noi della pastorale giovanile della Caritas, e poi a inizio dicembre riparte con un nuovo anno, con nuove persone, con nuovi giovani che si mettono in gioco, che ripartono con questa avventura. Quindi informatevi pure su Vigiova, il sito della pastorale giovanile, o in Caritas. Provate a chiedere a chi sta vivendo questa esperienza e noi siamo pronti ad accogliervi e accompagnarvi in questa avventura.